un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare Egitto. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama appunto d'Egitto ed è della Titan Wool. L'abbiamo già utilizzato per fare un'altra maglia, ma quella maglia erano con la tecnica granny. Questa volta invece lavoreremo a pannelli e poi si andrà ad allungare la maglia sotto. Vi dico già che io ho utilizzato 200 grammi del colore bianco e 100 grammi, quindi due gomitoli e 4 gomitoli bianchi e due gomitoli del colore beige. Il beige già non è più disponibile, erano avanzati gli ultimi due gomitoli, quindi ho deciso di utilizzarli io. Però voglio farvi vedere anche altre combinazioni che potete fare. Guardate qui che meraviglia, possiamo unire il bianco al corallo, oppure potete unire il corallo al verde, e in questo caso però mi raccomando usate il corallo come colore principale, il verde per fare le strisce, oppure verde bordeaux, in questo caso verde per fare la maglia e il bordeaux per fare le strisce. O ancora, per le amanti del viola e del lilla, vi consiglio questo qui, il glicine e il rosa lilato per fare la base, quindi dove io ho il bianco, e il glicine per poter fare invece le strisce. Questo perché conviene fare il colore più tenue appunto come colore base e le strisce con il colore più scuro. Per le taglie più grandi, mi raccomando, per la taglia M andate a prendere un gomitolo in più per ogni colore, quindi 150 grammi per il colore con cui fate le strisce, 250 grammi per il colore invece per la maglia. Mentre per una taglia L andate a prendere 300 grammi per il colore base e 150 bastano comunque per il colore per fare le strisce. Taglia XL aumentate di un gomitolo rispetto alla taglia L. Detto ciò, parliamo appunto della lavorazione, che è semplicissima. Come vi ho detto, sono due pannelli, uno che è a destra e uno a sinistra, che parte da qua e va dietro, e vengono cuciti insieme di avanti e dietro, e una volta cuciti insieme si torna a lavorare sotto. Unica cosa, vedrete che la lavorazione sono 6 giri che vanno ripetuti, 4 sono uguali, 2 sono uguali, e sotto invece è sempre lo stesso giro che va ripetuto. Sotto infatti ho optato per una lavorazione più chiusa, ossia per lo stesso punto che ho utilizzato per fare le strisce, ma è semplice. Potete farlo anche chi è inesperta, e come potete vedere è un capo molto estivo, molto fresco, quindi perfetto appunto per questo mese di agosto che è molto caldo. Come sempre, i filati li trovate sul mio sito Filati Elsa, dove trovate anche i PDF delle mie creazioni. E noi, come sempre, se decidete di realizzare questa creazione, mandatemi un po' le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e spruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato Egitto e utilizzerò il bianco e il beige. Vi dico già che il beige non lo troverete perché mi sono rimasti solo due gomitoli e ho deciso di utilizzarli io, però trovate tutti questi altri colori e potete abbinarli come preferite. Io lavorerò soprattutto il bianco, ma nel campione per farvi vedere i punti vi farò vedere il beige, perché l'altra volta ho fatto una lavorazione in bianco e mi avete detto che lo sfondo bianco vi dava fastidio, quindi non vi faceva vedere bene il punto, quindi il punto ve lo faccio vedere appunto con il beige. Lavorerò con il bianco, e il beige, faremo 6 giri, 4 con il bianco e 2 con il beige, ma avete già visto nelle riprese iniziali, nelle foto. Potete fare anche altri abbinamenti, io vi consiglio questo che è fantastico, oppure potete unire questo e questo, oppure potete unire questi due, o perché no, se volete una cosa ancora più particolare potete unire questi due. Mi raccomando però, usate sempre il colore più chiaro per fare il numero di più di giri e il numero di scuro per poter fare i giri con minori, ossia 4 giri con il filo più chiaro, 2 giri con il filo più scuro. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare. Allora, io lavorerò con uncinetto il numero 4 e la lavorazione sarà fatta a pannelli. Faremo due pannelli uguali, la cui lunghezza deve andare da avanti alla vostra vita fino a dietro alla vostra vita, quindi deve andare dalla vita alla spalla, scendere per arrivare fino alla vita dietro. È una tecnica che abbiamo già fatto, e faremo due rettangoli uguali, uno per la destra e uno per la sinistra. Io nei miei rettangoli monterò 133 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3, a cui vanno aggiunte 4 catenelle, e 133 catenelle lavorate con l'uncinetto numero 4 mi permettono di avere una lunghezza di circa 88 centimetri, che per me va più che bene. Mi raccomando, in questo più che in base alle taglie, per capire quante maglie, quanti
e catenelle andate a mettere, misuratevi appunto con il metro dalla vita alla spalla e dalla spalla dietro. E ricordatevi sempre che qui quello che fa più aumentare le catenelle non è tanto la vostra taglia quanto il seno, perché sul seno naturalmente prende più filato per averlo. Quindi mi raccomando, calcolate più sul seno piuttosto che la larghezza seno, neanche la larghezza seno. Misurate, come vi ho detto, dalla vita alla spalla, dalla spalla dietro, e fate quindi un unico conto. E invece, per quanto riguarda quanti giri andare a ripetere, che sono l'altezza del nostro rettangolo, dovete tenere presente la larghezza della vostra spalla, più dovete calcolare almeno 2-3, se non anche 4 cm, in base a quanto volete che la maglia riscenda. Io sicuramente farò quei 2-3 cm in più. Io in questo momento sto lavorando il mio primo pezzo, e quindi vi dirò poi naturalmente quante volte ho ripetuto i nostri 6 giri. Detto ciò, quindi possiamo iniziare e andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sulla prima maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, entro nella terza e di nuovo da fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e vado a fare questo per tutto il giro. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi davvero semplicissimo, e tenete presente che questo giro lo dovremmo ripetere per 4 volte, quindi un totale di 4 volte. Quindi ancora salto 2 catenelle, entro nella terza, maglia alta, catenella, maglia alta. Ancora salto 2 catenelle, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Procedo così per tutto il giro. Per terminare il giro salto l'ultima una catenella, vado nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Come sapete, io cerco sempre di fare qualche catenella in più per essere sicura poi di poter sfilare, perché non sempre faccio il conteggio giusto quando mi vado a contare le catenelle, in questa maniera. E abbiamo terminato così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro, che in realtà è il primo giro che viene ripetuto. E andiamo a fare 3 catenelle, entriamo nell'archetto del ventaglio e di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E di nuovo ventaglio successivo, ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E quindi bisogna fare questo per tutto il nostro giro, quindi veramente semplicissimo. Andiamo a fare il ventaglio sopra ogni ventaglio in questa maniera e terminiamo il giro andando a fare l'ultimo ventaglio, quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Entriamo nella terza catenella, che qui aveva la nostra prima maglia alta, e andiamo a fare una maglia alta. Dobbiamo ripetere il secondo giro per altre 2 volte, quindi ci giriamo, andiamo a ripeterlo. Terminati 2 giri, quindi un totale di 4, vi faccio vedere come andare a fare gli altri 2. Ricordatevi che io questi 4 giri li sto facendo con il bianco. Ho terminato quindi i 4 giri, andiamo a fare gli ultimi 2 giri, che cambiamo punto e cambiamo anche colore. Però io vi ripeto, faccio tutto con il beige, perché mi avete detto nello scorso video in cui ho lavorato il bianco che vi dà fastidio il bianco sotto, quindi preferisco farvelo tutto di un colore. E quindi andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e devo fare questo per tutto il giro. Quindi vado nel ventaglio successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3, archetto ventaglio successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1 2 e 3, e devo fare questo quindi per tutto il mio giro.
Quindi davvero davvero semplicissimo. Ricordatevi sempre che io preferisco fare i punti un po' più semplici, perché così è più facile anche che chi ha le prime esperienze o chi non ha la possibilità di stare sempre con il PC acceso per ricordarsi i giri, che è più facile ricordarsi questi semplici giri. E andiamo a terminare il giro entrando sempre nella terza catenella e facendo una maglia alta. E adesso questo giro va ripetuto, quindi ci alziamo sempre con le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, e poi andiamo nella sopra la seconda delle nostre 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E si ricomincia, andiamo sulla seconda delle nostre 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E si continua così per tutto il giro. Una volta terminati questi due giri, si ricomincia dal primo giro, quindi si ricomincia a fare la lavorazione con il filo bianco. Voglio terminare il giro per farvi rivedere come rifare il primo, visto che adesso abbiamo una base diversa rispetto a quando abbiamo iniziato. Quindi vado a fare le ultime 3 maglie alte. E di nuovo termino il mio sesto e ultimo giro andando a fare maglia alta all'interno della terza catenella. Quindi si cambia colore, si ricomincia, potete tagliare i fili oppure mantenervi il filo e portarlo in alto come preferite, perché tanto diciamo che questa parte poi andrà sotto, quindi dove cambieremo il filo lo useremo come parte sotto per poter andare a lavorare la nostra allungare la nostra maglia. Quindi andiamo a fare 3 catenelle. E di nuovo andiamo nella seconda delle nostre 3 maglie alte, andiamo a fare maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta e si ricomincia. Andiamo sulla seconda, maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi ripeto, 6 giri semplicissimi. Io appena finirò il primo giro vi farò il primo pannello, il primo rettangolo, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Ricordatevi sempre, ampiezza spalla qualche centimetro più in larga della vostra spalla. Allora, io ho finito il mio primo rettangolo, che vi ricordo è lungo 88 cm. Ho ripetuto il motivo per 2 volte, quindi 1 e 2, quindi 4 volte il ventaglio, 2 volte il gruppo di 3 maglie alte, e l'ho ripetuto appunto 2 volte, e poi sono andata a ripetere 4 volte di nuovo il gruppo, i giri del mio motivo, quindi solamente i primi 4. E come altezza a me va benissimo, perché ho così raggiunto 18 centimetri. Mi raccomando, taglia M e taglia L, andate a fare i centimetri che siano almeno un 3-4 centimetri in più rispetto alla larghezza della vostra spalla. A questo punto quindi il nostro rettangolo va piegato, le parte con le catenelle va messo nella parte interna, mentre la fine della lavorazione va messa come parte esterna. Cuciremo dal basso verso l'alto, lasciando quindi lo scalfo. Io adesso vado a cucire, vi dirò quanti centimetri sono andata a cucire e quanto ho lasciato lo scalfo. Poi andrò a fare un altro rettangolo uguale a questo, che metterò da quest'altra parte e che andremo poi a cucire insieme nel lato dietro e nel lato avanti. Ho cucito il mio rettangolo, vedete, solo da quest'altra parte, qui ancora no perché devo andare a fare l'altro rettangolo uguale, e io ho lasciato come scalfo 18 centimetri, questo perché voglio lo scalfo bello largo. Quindi mi raccomando, taglia M andate a fare almeno 2 centimetri in più rispetto a me, taglia L andate a fare almeno 4 centimetri più rispetto a me, quindi 20 e 22. Io, come vi ho detto, ho lasciato 18 centimetri perché non devo fare la manica, quindi voglio che lo scalfo sia bello largo. Adesso andrò a fare un altro rettangolo uguale e poi vi dirò dietro quanto lo cucito e avanti quanto l'ho cucito. Mi raccomando, cucitura semplicissima, passate sempre il filo da una parte all'altra, sempre con l'ago di lana e stesso filo della lavorazione. Io in questo caso sto usando il bianco. E poi, una volta che abbiamo cucito i due rettangoli, vediamo come andare a continuare la lavorazione sotto.
Ho terminato anche l'altro rettangolo e li sono andata a cucire in insieme sia nella parte avanti che naturalmente nella parte dietro. Dietro sono andata a cucire per 34 cm, quindi partendo dal basso fino all'alto dietro sono andata a cucire per 34 cm, mentre avanti per 27 cm. Mi raccomando, se volete lo scollo avanti più aperto, più ampio, cucite meno, mentre dietro lasciate sempre almeno un 5 cm in modo tale che la lavorazione non vi stringa sul collo. Quindi lasciate sempre sui 5 cm, avanti potete cucire anche meno in base a quanto volete largo il vostro scollo. Io non voglio apertissimo e quindi sono andata a cucire per 27 cm. Adesso possiamo riprendere la lavorazione dal sotto per poter allungare la nostra maglia. Per riprendere la nostra lavorazione lavorerò sempre l'uncinetto il numero 4 e vado a lavorare da lateralmente in modo tale che l'inizio e fine del giro venga laterale e non avanti o dietro. Quindi vedete qui ho la cucitura laterale e vado a lavorare con il mio beige, quindi vado a fare direttamente i giri con le 3 maglie alte. In realtà farò sempre solo giri di 3 maglie alte, alternerò sempre 2 con il beige e 4 con il bianco, però invece di andare a fare il ventaglio normale andrò a fare le 3 maglie alte. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte, salto una maglia alta orizzontale, vado nella successiva e di nuovo a fare le mie 3 maglie alte. E così continuo per tutto il giro. Naturalmente quando chiuderò il giro qui andrò a fare una maglia bassissima e le 3 maglie alte le comincerò sopra la seconda delle 3 maglie alte. Se avete bisogno di allargare un po' la lavorazione perché vedete che vi viene un po' stretta, mi raccomando, andate a fare invece di 3 maglie alte come sto facendo io in ogni saltando una maglia orizzontale, magari fatene una sempre nella stessa in quello subito dopo. Questo se avete bisogno di. E continuo, questa volta invece salto la maglia alta orizzontale e vado dove ho il forellino e vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi alternerò sempre in questa maniera. Adesso salto una maglia alta orizzontale, vado nella maglia alta orizzontale successiva e vado a fare le mie 3 maglie alte. In tutto ciò cercherò di nascondere anche i fili che ho usato sotto, appunto, quando ho cambiato la lavorazione, il punto. Poi qui salto la maglia alta, però vado nel forellino e vado a fare le mie 3 maglie alte. Salto la maglia alta e vado nella maglia alta successiva. Continuo quindi così per tutto il giro. Mi raccomando, andremo a fare sempre questo giro per avere la lavorazione un po' più coprente rispetto alla parte sopra, quindi io lavorerò sempre le 3 maglie alte fino alla lunghezza desiderata. Non la farò molto lunga, deve essere una maglietta normalissima, quindi andrò, penso, a fare al massimo 2 volte il motivo, comunque vi dirò alla fine quante volte l'ho fatto, però ripetendo sempre, vado sempre a fare le mie 3 maglie alte, non faccio più il ventaglio, ma alternerò sempre 2 giri con il beige e 4 giri con il bianco. Allora, ho terminato la parte di sotto, alla fine ho fatto un motivo, quindi i nostri 6 giri, però sempre il giro di 3 maglie alte, 2 con il beige e 4 col bianco. Poi sono andata a ripetere 2 con il beige, 1 col bianco e 1 di nuovo col beige. Questo perché volevo che sotto la parte venisse invece che bianca, appunto beige. Però voi naturalmente potete finire con 2 giri bianchi, come preferite. Quindi diciamo che anche questa creazione è terminata. Ah, ultima cosa, mi ero dimenticata, l'ultimo giro sono andata a farlo con un uncinetto 3,5 perché avevo bisogno di stringere un po' la lavorazione e mi piaceva come era larga, ma avevo anche un po' il timore che con l'andare del tempo a lavarla e indossare spesso poi si allargava troppo, quindi ho preferito fare l'ultimo giro con il 3,5.